Oggi i volontari che operano all'interno delle associazioni per il 118 sono di nuovo davanti alla sede della Direzione Generale della ASL Foggia per protestare, per chiedere ancora una volta l'internalizzazione. E ne parla Daniele Spano, che è delegato dell'USB, il sindacato che da sempre si occupa di questi lavoratori, ma che è anche dipendente della Sanità Service e quindi un valore aggiunto che è al fianco dei suoi colleghi. Daniele, allora. Sì, salve, buongiorno. Siamo qua per l'ennesima volta a manifestare con i ragazzi. Io sono una testimonianza che con le società in house si sta molto bene con fronte alle associazioni. Io sono un esempio eclatante. Sono da 4 mesi comunque che ci lavoro in Sanità Service dopo aver fatto un corso pubblico e posso dire che oggi, tra virgolette, sono orgoglioso di stare con Sanità Service e oggi posso dire sì, sono con una bella, con calma, con la testa diciamo già rilassata in confronto a dei ragazzi che non percepiscono ancora tuttora oggi lo stipendio di ottobre. Quindi oggi siamo l'ennesima volta che veniamo a manifestare qui davanti all'ASL nella speranza di avere una risposta eclatante per gennaio con questa benedetta internalizzazione, anche perché con le nuove linee guida che è stata approvata dalla Regione Puglia non ci dovrebbero più essere ostacoli da parte dell'ASL. Gennaio perché a dicembre scadono le ultime proroghe? Sì, il 31 dicembre scade l'ultima proroga, l'ennesima ultima proroga, che dovrebbe essere questa qua l'ultima. Oggi vogliamo avere delle risposte concrete se a gennaio hanno intenzione di internalizzare quelle 18 postazioni che sono ancora rimaste in mano all'associazione. Quali sono i problemi più gravi che questi lavoratori lamentano? Oggi si ritrovano ancora ad avere problemi di stipendio, perché ci sono, non tutte le associazioni, ci sono quelle associazioni ancora che non pagano lo stipendio di ottobre. E quindi la mia testimonianza è dire che oggi io ho già percepito quello stipendio che gli altri ragazzi ancora non percepiscono. E anche un fattore aggiunto per entrare in Sanità Service è proprio quel rilassarsi di avere uno stipendio sicuro a fine mese e quindi di poter usufruire della società in house in tutti i sensi. Quindi l'associazione credo che non abbiano questi vantaggi come abbiano quelle della società in house. Le linee guida parlano proprio di clausola di salvaguardia, quindi in teoria tutte queste persone avrebbero i requisiti per entrare in Sanità Service. Sì, oggi sì, anche perché non dobbiamo dimenticarci che ci sono pure delle graduatorie in essere oggi, però per legge, per avere comunque la clausola sociale, oggi tutti i ragazzi che attualmente ci lavorano hanno il diritto di entrare in Sanità Service. Pensate di incontrare il direttore generale oggi? Abbiamo intenzione di incontrarlo e speriamo di avere comunque una risposta positiva a quelle che noi oggi cerchiamo. Quindi sperando che ci riceva, siamo qui ancora ad aspettare lui.